Dunque, buongiorno a tutti, ci troviamo nella zona di Contigliano. Nello sfondo di questa inquadratura vediamo la rocca antica medievale Contigliano Alto, mentre di fronte a noi il panorama è il panorama della città moderna, diciamo, della parte bassa di Contigliano. Ci troviamo nella cosiddetta zona della costa. Da qui, da questa strada carrabile, possiamo accedere, ovviamente dobbiamo passare fra i vicoli di questa parte antica di Contigliano, anche questa diciamo ha origini degli anni, probabilmente anni 30, anni 40. Da qui dove vediamo parcheggiate le nostre auto possiamo avere un ingresso carrabile alla nostra casa. Eccolo qui, questo villino è un semi indipendente. E qui dove vediamo parcheggiata questa Panda, questo è il nostro garage. È un garage standard, non particolarmente grande, sicuramente non adatto a un fuoristrada, ma sicuramente comodo. Pensiamo a chi non ce l'ha. Dunque, qui dietro c'è un terreno, ma non è di nostra proprietà. Quindi noi non abbiamo sfoghi esterni se non il nostro balcone e questa corte comune dove stiamo adesso passeggiando. Vi ricordo questo bellissimo panorama. Ecco qui il villino su due livelli, zona giorno e zona notte. Entriamo all'interno della proprietà. Eccoci qui. Dunque, la struttura si presenta in buono stato, il tetto risale a una quindicina di anni fa, il proprietario ci dice nel 97 è stato rifatto, mentre gli interni sono completamente da revisionare. Qui abbiamo un grande salone con un bagnetto di servizio. Eccoci qui. E una piccola nicchia, un ripostiglio. Vediamo che il proprietario ha recentemente fatto l'allaccio del gas, che però non è in funzione, non è attivo all'interno dell'abitazione, va messo il contatore e va fatto l'impianto proprio interno. Qui abbiamo il contatore della luce, invece diciamo che tutto potrebbe essere funzionante, ovviamente è da revisionare. Qui abbiamo una cucina abitabile con una canna fumaria dove in questo momento è stata posizionata la stufa. C'è stata una piccola perdita dal tetto che è stata riparata, ma ripeto, il tetto è in ottime condizioni, è stato rifatto in cemento armato nel 97. Dunque, cucina abitabile, salone piuttosto spazioso, bagno di servizio, andiamo al piano superiore. Abbiamo questa rifinitura, diciamo in parquet, un parquet non di ottima qualità che sta a coprire delle mattonelle in cemento tipiche degli anni 40-50. Dunque qui abbiamo una cameretta che si affaccia sul balcone che comunica anche con l'altra stanza. Qui abbiamo questa ringhiera che il proprietario ci ha detto di avere intenzione di sostituire con una più nuova. Insomma, volendo, con piccoli lavori di manutenzione ci si può arrangiare. Certo è che la casa non si presenta in ottime condizioni, questo è vero. Dunque, qui abbiamo un bagno che ha una piccola apertura su un intercapedine che divide le due abitazioni, giusto quanto serve per un riciclo d'aria. Qui abbiamo uno scaldabagno elettrico, ovviamente ricordo
L'allaccio del metano è stato recentemente predisposto. Qui c'è una camera matrimoniale, una camera un po' più grande. I signori stanno finendo il tratologo, stanno portando via tutto ciò che troviamo all'interno. E qui c'è un'altra stanza che può fungere, volendo, da cabina armadio, o forse da terza stanza, se utilizziamo questa come passaggio. Oppure si può trasformare questa stanza da rifinire, perché possiamo dire è completamente grezza, senza impianti, senza nulla, va coi bendata. Possiamo adibire questa stanza a matrimoniale e qui realizzare un bagno con una bella finestra, un corridoio. Questo secondo un progetto che ci dice che il proprietario ha fatto realizzare appositamente da un tecnico. Insomma, si possono trovare diverse soluzioni, gli spazi ci sono, è una bella metratura, sono circa 100 metri quadrati, un'ottima esposizione alla luce solare e un bellissimo panorama. Dunque, signori, vi do appuntamento per una visita sul posto.